Andiamo ad esplorare. Ho trovato una casetta strafiga e pure un villaggio. Ma sapete cosa stavo pensando? Che è un botto di tempo, ma tipo un botto, e non metterò il meme dell'esplosione, anche se ci sta sempre il meme dell'esplosione, che non faccio un video, il video finisce se. Quindi oggi lo andiamo a rifare dopo tipo settimane, e la challenge sarà se dico la parola allora, che tra l'altro mi avete fatto notare nei commenti, dico tipo sempre, ma tipo sempre, sempre, sempre. Quindi se la dico, il video finisce. Speriamo che non duri 2 secondi. Speriamo che non la dica subito, che è l'equivalente di speriamo che non duri 2 secondi. Ma signori, mi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video, fare tutto quello che volete. E iniziamo. Ah, tra l'altro, oggi siamo da PC con il joystick. Come sempre, dobbiamo dare un nome al mondo, e questo mondo lo chiameremo Allo. No! Che nome scemo. E ovviamente in survival e... Ah, ma qua esiste la cesta. Sì, bonus chest on beaches. Ok, quindi creiamo un nuovo mondo. Non pensavo che anche su PC dessero la cesta. Devo ammetterlo, sono emozionato perché è un botto di tempo che non faccio questo tipo di video. Ma tipo un botto, non so perché ho smesso. Cioè, smesso. Sì, smesso. Quindi vediamo dove ci fa spawnare. Speriamo. Oh, è vero che c'ho le shaders. Cioè, guardate che differenza con le shaders. Cioè, guardate la lava che fiocca, scende a fiocchi e sbiocca sbocca. Bellissimo. In caso voleste altri video di questo tipo, ma sono abbastanza sicuro che la risposta sia affermativa, fatemi sapere se li volete con le shaders o senza le shaders. Io nel dubbio l'ho sempre fatti senza, però oggi proviamo con. Tra l'altro siamo spawnati di giorno perché mi avete detto che si spawna a 1000, mi sembra, e quindi avete ragione. Guardate che bello questo cavallino! Cioè, guardate che bello questo cavallino. Salve, signor cavallino, tutto bene? Posto? Si sente più vivo con le shaders, eh? Beh, io decisamente sì. Se non le conoscevate, vi invito a scaricarle, sono totalmente gratis. Ce ne sono vari pacchi. Questo pacchettino è tra i più belli della storia. 360 circa. Datemi l'ascia, che dobbiamo prendere ad asciate i pesci. Perfetto, perché poi mi conosco e so... Ah, tra l'altro con la skin di Goku fighissima, che vi è piaciuta un botto, mi avete detto. Dicevo, mi conosco e sono abbastanza sicuro che... Cos'è che volevo dire? Beh, non mi ricordo cosa volevo dire. Ora, vi direi, prendiamo del legno, ma del legno ne abbiamo fin troppo, quindi, grazie al potere conferitomi dalle torce, datemi le torce, thank you. Ok. No, non devi lanciare il piccone. Master, non devi lanciare il piccone. Dobbiamo prenderci un po' di pietra. Oddio, ma è vero che io non posso dire quella parola? Ma sapete che mi ero già completamente dimenticato? Che imbecille! Ok, quindi devo sostituire quella parola con il quindi. Sarà difficilissimo. Non so perché c'ho questo boh cosa che mi fa dire sempre quella parola lì che non posso dirvi. Ma direi di proseguire nella nostra avventura totalmente a caso. Vediamo se troviamo qualcosa. Di solito, quando faccio delle challenge strane, bellissimo! No, vabbè, bellissimo! Cioè, fermiamoci un secondo ad ammirare la lava e quel coso fluttuante, ma specialmente la lava che sta inondando tipo tutto il mondo di Minecraft. Ok? Facciamo una stupidata, saltiamo la lava. Il salto della lava dovrebbe diventare uno sport olimpico, più o meno. Ma comunque, le shaders troppo belle, però basta, devo smettere di dire troppo belle in sto video, perché altrimenti diventa un video... Ehi, guardate le shaders quanto sono belle. Che sarebbe un video stupido, ma comunque è pur sempre un video. Guardate l'acqua. Vabbè, basta. Quindi, continuiamo nell'esplorazione, speriamo di trovare qualcosa, anche se la vedo dura. La vedo dura, non troveremo niente. Signori polli, mi date qualche consiglio, qualche cosa? Ah, tra l'altro, qualche giorno fa, non mi ricordo quando, non so quando, non so perché, avevo fatto uscire il video della farm automatica di polli per la 1.15.2. Non chiedetemi perché l'ho detto con questa voce molto imbarazzante. Ma pecora, attacco dall'alto, pecora. Quanta vita aveva questa pecora? E appunto, se vi servisse una farm di polli automatica, beh, il video c'è, e perché non andare a vederlo, suggerirei. Oh, comunque belle ste shaders, ma sono di un... come si dice? Di uno scuro, ma scuro forte. Infatti mi sa che vorrò cambiare pacchetto, perché ce ne sono un bo... cioè ne ho scaricato un botto. Per ora sto usando queste, però mi sa proprio che cambia. Ne metto uno più bright, più acceso, perché... Sì, belle queste, però... Cioè, guardate, tipo, se ti avvicini fa molto sfumata la situazione, quindi...
potrebbe non essere la cosa più interessante del mondo. Ah, tra l'altro, come sempre, scrivetemi nei comments delle challenge da fare, di quelle belle, prepotenti e arroganti. Anche perché così almeno piano piano le faccio tutte e mi faccio anche degli obiettivi. Quella roba volante, che roba è? Wow, 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 che roba è? Quella roba volante, dobbiamo andarla ad esplorare. Signorina Pecora vuole venire con me ad esplorare? Ok, non venire, brava, io ti faccio l'attacco dall'alto. Attacco dall'alto, Assassin's Creed. Oh, facevi la fighettina, bitch. E stai attenta che la prossima potresti essere tu. Il cibo è già scarsissimo, ma molto, molto scarso. No, non devi lanciar via la mela. Ho detto che il cibo è scarso perché lo lanci via. Ok, e niente, andiamo. Guarda che bello! No, belli sti fiori azzurri. Fa vedere. Mi sa che non li ho mai trovati neanche nel mio mondo, sti fiori azzurri. Oh sì. Boh. Ma basta lanciare le mele. Ok, quindi volevo andare verso quella roba fluttuante che probabilmente era qualcosa di glitchato. Ma vabbè, ce lo facciamo andare bene, lo esploriamo. Cioè, guardate anche il cielo, quanto è bello. È un botto che non facevo questi video. Ed è un botto che non mi trovavo. Andiamo, andiamo, andiamo ad esplorare. Ho trovato una casetta strafiga e pure un villaggio giò. Ma che chiulo, proprio che chiulo. Ah, guardate che figo che ci si può arrampicare. Sali, 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 che esploriamo meglio dall'alto. Che figata, che figata. Aia, mi sono rotto le gambe. Che figata totale. Il letto lo rubiamo perché boh, può sempre servire. Non vorrei morirci di notte con i peggio creeper come è successo negli ultimi video. Qui, a parte che c'è un accampamento di polli, va bene, vi lascio perché poi magari esce il big pollo e mi fa un chiulo così. Ma guardate che bello, a parte quello squid, guardate che bello il villaggio con le shaders. No vabbè, no vabbè, perché non le mettono anche su PS4? Perché siamo sfortunati noi di PS4, non abbiamo le shaders. Quante volte avrò detto shaders in questo video? Cioè questo video doveva chiamarsi, se dico la parola shaders il video finisce, cioè per forza. Fatto sta che rubo le torce ai buon villageri che hanno anche dei trade alquanto interessanti. Tipo 10 di clay per uno smeraldo è buono, è cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta, come direbbero in chiesa, non chiedetemi perché me lo ricordo. Allora Golem, come va? Tutto bene? Tiro una sberla e scappo. No, no, scusa, scusa. Mi sono spaventato tantissimo. Mi sono spaventato tantissimo. Ci ha tirato una botta in testa. Ma guardatelo lì quanto è cattivo. Respawn su. No dai, ora dove ci ha fatto respawnare? Ma perché sono deficiente? Allora ditelo, sei deficiente. Uno capisce che sono deficiente, quindi prende le giuste distanze. Dai, nel non nulla più totale. Ma sono un cretino, dobbiamo rifarci la strada. Dai. Oh, comunque la skin di Goku, oltre ad aver fatto un grande successo, e sì, per almeno 20 secondi giocheremo così. Guarda, cosa? Cos'è questo coso mega gigante di mucche? Oh, signore mucche, cosa mi combinate? Immaginate se ora in massa si fondono e fanno il mega muccoide. Fido quanto sarebbe bello il mega muccone. Le mucche fanno mu... Ma una fa mucca mu. Noi dovevamo andare a prenderci le nostre cose al villaggio perché come un idiota ha detto hi, colpisci il golem e poi scappa. E ci ha tirato una sberla in testa che ce la ricordiamo per 6 partite. Intanto il sole sta pure calando su Midgar. Piccola citazione a Final Fantasy, mi è piaciuta, mi batto il 5 da solo. E non spaccarti le gambe. Mi sono spaccato le gambe. Però io pensavo fosse di qua il villaggio. E invece... no? Sì? Oh, mi sa di sì! No, non è vero. Boh, che palle, stiamo già per morire. Stiamo già per morire come degli idioti. Prendi qua, va. Però si fa pure notte, non abbiamo niente. Ma perché finisce tutto in tragedia? Oh, comunque non l'ho ancora detta quella parola, mi sembra. Alzi la mano chi non vede niente. Cioè, proprio, non... ragazzi, amici, non ci vedo niente. Ok, è notte fonda. E io non vedo niente. C'ho mezzo cuore. E io non vedo niente. Mi sa che finirà in tragedia. E perché vedo delle cose gialle come dei blocchi? Non so perché saranno fatte del... Finirà in tragedia. E questo è un creeper e gli vado in testa. Esplodi. Guardate quanta luce fa. Sono morto. Di nuovo. Ma c'è il cavallino di prima. Andiamo dal cavallino di prima. Cioè l'unica cosa che si vede in questa schifo notte è quella dannata... Ok, mi sa che non farò mai più questo tipo di video con le shaders. Ok, un altro giorno è sorto su Minecraft. Sarò morto 63 volte. Qua è pieno... le apine! Ciao, apina! Ciao! Ciao, apina! Ciao! No, scusa, no, scusa, vabbè, ti ho chiesto scusa. Ora non è che mi devi avvelenare solo perché io ti ho ucciso per la pina! Oh, sì, ma io è tipo ore, non è vero, è tipo 2 minuti che cammino, ma non ritrovo più minimamente il villaggio di prima. Dai, ma perché mai una gioia? Mai, mai, mai una gioia, mai, 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 mai. Un fungo nascosto, figo. Dai, ridatemi il villaggio di prima.
Era così bello. Perché ho dovuto picchiare? Cioè, perché la mia testolina ha deciso? Ma sì, dai, picchiamo il cane. Cosa succede a me? Fatto qua, mega farm automatica di mucche e pollo. Chi aveva mai visto mucche e pollo? Bellissimo, mucche e pollo. Tanta roba, lo guardavo quando ero piccolo. Anche se non era più di tanto carino, però era un bel cartone. No, sto finendo la vita. Ecco, ma perché io non mi do un obiettivo? Ora il vostro compito sarà scrivermi nei commenti un obiettivo che mi devo prefissare ogni volta che faccio queste challenge, perché altrimenti vado in giro a caso a picchiare animali, picchiare golem in cerca di villaggi che poi despawnano perché non li vedo più assolutamente. Abbiamo trovato il mare. E quindi appunto mi scrivete sia una challenge che un obiettivo. Ma magari The Bull e Nuvola nascondono degli easter egg in Minecraft, cosa ne sapete? Allora,